E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo qua in un video veramente fuori di testa. Ragazzi, oggi andrò a combinarne una veramente fuori dal normale. Dal titolo avete già un po' intuito, però veramente oggi secondo me le prenderò di santa ragione. Ragazzi, siamo qui sempre nella nostra villa, casa in Piemonte, e mi sono detto: cosa manca in questa villa? Cosa manca? La piscina. E allora ho acquistato una bella piscina da più di 1000 litri d'acqua. Ragazzi, è gigantesca. Dall'inquadratura non sembra, ma questa è una mia mano. Ci sta in un... posso sdraiarmi più volte all'interno. Cameraman, che è mia mamma. Ragazzi, è veramente gigante, mi sono detto. Ok, molto bella come piscina, molto caratteristica, però le temperature non sono ottimali. Dove posso raggiungere delle temperature ottimali? In casa. A papà Rimo è su di sopra che dorme ed è il momento giusto. L'ho gonfiata tutta con il compressore, ci ho messo 1 ora e mezza, ragazzi. Ora la portiamo in casa, la riempiamo d'acqua in casa. E papà Rimo scenderà giù dalle scale e si troverà una piscina in casa. E io che ci riposo all'interno. Ragazzi, per questo video voglio come minimo 10.000 mi piace. Lasciate tutti un like ora, iscrivetevi al canale. Detto ciò, non ci cerchiamo perché non so come portare dentro questa roba da solo. Potrò rischiare la morte. E iniziamo, perché mi vengono queste idee malsane? Ma non ci passa mai dalla porta. Scusi, come faccio? Ok ragazzi, sono 10 minuti che per sollevarla in questa posizione. Ok. Ciao nonna, come stai? Sto bene, grazie. Tu cosa fai? Non pensare a niente, io sto portando la piscina in casa. Ah sì? Sì. Che devo fare uno scherzo a mio padre. Davvero? Sì, questa roba deve entrare dentro in casa. Tu tienimi il gioco, E tuo padre cosa ti dirà? È su che dorme, non sa niente. Andiamo. E quando lo vede? Quando lo vede, secondo me mi... cosa? Ah sì, allora brutto. Perché lo porti in casa? Perché mi piace farlo, prendere le botte. Ma ti piace prendere le botte, vabbè. Vieni, cameraman. Aspetta che accendo le luci. Così di profilo. Allora, la potrei mettere in soggiorno. In soggiorno, non in cucina. Andiamo in soggiorno. Perché mi vengono queste idee? Perché? Perché? No ragazzi, ho esagerato. Proviamo a buttarla giù. Ho perso 10 anni di vita, ragazzi. Sono le 6 di mercoledì. È disposto in casa, ora mi serve la canna dell'acqua perché la dobbiamo riempire. Ragazzi, vi immaginate se inizia a perdere? Io non ho più una casa da oggi. Se inizia a perdere la piscina, io non ho più una casa da oggi. Allora, mi do una ripulita perché ci sono anche andato coi piedi. Devo chiudere il tappo, sennò va giù tutta. E ragazzi, ora canna dell'acqua e si riempie qua. Mio padre arriverà da lì, ragazzi. Le scale sono di qua, perché ho visto il tour della casa anche. Arriverà da qui e mi troverà bello sdrenato qua dentro. Allora ragazzi, sono morto, ve lo giuro, dopo 10 minuti per tirare dentro quella roba. Però ragazzi, per voi questo è d'altro, questi video li trovate solo qua, Rimoldigno. Adesso canna dell'acqua. Immaginate se solo una parte perde e perde in casa, potrebbe finire molto ma molto male. Detto ciò, attacchiamola di là all'acqua, c'è anche il gatto, e iniziamo a riempire. Ragazzi, mentre mi sento un contadino oggi. Che video devo fare io? Ok, funziona. Ci portiamo in casa. Ok ragazzi, allora, marca ingegno. Veramente la maglietta è da buttare, signori. Però vedete quella canna va avanti, si prosegue, venga camera. Ora non ci rimane che accendere e testare. Se esce l'acqua dall'altro, il resto dell'acqua è finita. Ok ragazzi,
Stiamo riempiendo la piscinetta. Inizio ad avere paura di quello che sto facendo. Perché poi come la tirerò fuori tutta quest'acqua? Come? Lo scopriremo solo vivendo. Ci vorranno possibilmente 30 minuti per riempirla tutta, forse anche di più, ragazzi. Speriamo che papà Primo continui a dormire. Ok, questa idea è veramente fuori di testa, ragazzi. Ne ho fatte di cavolate. Ma chi è che non vorrebbe una piscina in casa? Cioè, ragazzi, che ne sapete voi delle piscine? Io c'ho la piscina in casa, sono rimodinea, cioè sono un VIP. Io sono un uomo distrutto. Detto ciao, ci vediamo quando è piena. Ciao! Ebbene sì, ragazzi! Si sta riempiendo la piscina, io però direi stop, perché sennò veramente poi sono io nei guai. Non so come tirarla fuori quest'acqua. Sono a... ho calcolato 2 cm di acqua, adesso mi tolgo i calzini e mi metto come voglio, adesso vediamo. Tra poco svegliamo papà Rimo, anzi mamma Rimo andrà a svegliarlo e lo farà scendere. E raga, è gelata quest'acqua, madre Teresa. E... sorpresa papà Rimo, sorpresa! Finché la barca va, lasciala andare. Cosa stai facendo? Oh, guardate che bei piedini. E niente, guarda qua la gazzetta. Sì, è proprio tranquilla come situazione. A me, chiudi subito, chiudi subito. Vai a svegliare papà Rimo? No, ci penso neanche. Dai, chiudi vai subito. Che bella, ragazzi. Allora, sono 3 cm di acqua. È fredda! Ah! Ok, ragazzi, mamma Rimo ha svegliato papà Rimo, è andato. Allora, adesso tra poco scenderà da questa porta. Si aprirà. Lui scende dalle scale di qua e mi trova così. Allora io pensavo di mettermi o seduto così con il giornale o anche di qua sul divano così, ragazzi, guardate. Cioè proprio chill, proprio così con la roba qua. Ragazzi, tanta tanta roba. E lui mi trova così. Ma cosa stai facendo? Ma sei scemo? Ma cos'è che c'è qua? Mamma. Sto nel chilling, bro! Sto nel chilling! La piscina! 5 stelle casa Rimo! Vieni qua anche tu a chillarti un po'. Ma la smetti, Simone, ma cosa hai combinato? Mamma mia, papà, cioè, mio allora, mio. Avere una piscina. Ma e... come una piscina? Ma comunque, buongiorno, ti sei appena ma svegliato. Smettila! Ma cosa hai fatto? Questa è la nostra piscina interna. Mamma mia. Ma hai chiuso bene, che adesso mica viene fuori tutta l'acqua qua. No, no, chiuso bene. Ma santa. Smettila! La vuoi smettere? Simone, guarda che ti tiro in testa qualcosa. Vieni adesso dentro, vieni dentro. Tieni giù le mani. Vieni dentro. Ascolta un attimo, esci da questa roba allora, qua. Allora, portala fuori. Questa è la posizione ideale, vedi, ti metti qua con i piedi a puccio. Adesso poi ti prendi il giornale. Ascolta Simone, io ti do 5 minuti. Non riesco a portarla fuori, sarà un problema. Non so come si porti fuori, come posso portarla. C'è l'acqua dentro poi. Ascolta un attimo. Aspetta, vedi, ascolta. Ti metti qui col giornale così poi vedi. Ascolta Simone, mettila. Ascolta, tira fuori quella roba qua. Guarda. Ma è troppo grossa qua, ho messo troppo acqua. Ascolta un attimo. Non so come tirarla fuori, te lo dico sinceramente. Allora, adesso te la faccio fino, te la faccio bere tutta quella qua, vedi come la tiri fuori. Ascolta puoi fare anche i tuffi se vuoi, proviamo. Ascolta. Ascolta, non prendermi in giro perché mi state cavolando come una bestia. Ascolta, ti do 5 minuti dai, per tirare la fuori. Vieni a prendere, dai, visto che mi vuoi. Vieni a prendere. Ascolta, Simone. Simone. Acqua gin. No, ma cos'è che ti ha preso la testa? Ascolta un attimo. Vieni qua. Vieni qua perché se vengo dentro io ti faccio fogare. Vieni dentro guarda. Anche tu, dai. Ascolta. Prendi vieni quell'acqua dentro. Qua e svuotala tutta adesso. Non so come si svuota. Basta, me ne vado di sopra. Ascolta, io adesso vado sopra. Approntà, 10 approntà, minuti di tempo, papà, dai. Madonna. Non farlo, non farlo. E come la svuoto? Hai capito? Non mi interessa, come l'hai riempita te la svuoti adesso. Ma smette, che cosa? Guardala, ti do uno schiaffo io. Ma vergognati, guarda, vergognati, alla tua età fa queste cose qua, guarda. Però adesso c'è un problema qua. Il problema ce l'hai qua dentro tu, adesso me ne vado. Tra 10 minuti torno giù, se non ne vuoi. No, 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 aspetta, papà, devi darmi una mano a svuotare. Ragazzi, ora la parte divertente è finita, ora c'è da piangere qua. Perché diamine la svuota sta roba. Ho sgravato, ragazzi.
Ragazzi, che dirvi? Per questo video è tutto. Ho veramente esagerato, però ne valsa la pena. Mi sa che prima di svuotarla mi faccio un bel bagnetto, veramente. La riempio tutta ormai, non c'è niente da perdere. E detto ciò, ragazzuoli, io vi mando un salutone e un bacione dalla piscina interna di Casarimo. È tutto. Bella, ragazzi. Ciao!